Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Oggi missione la rinascita di Saros. Non vedevo l'ora di affrontare anche questo nemico. Eccolo qua. Non servirebbe neanche troppo attivare la navigazione, ma comunque l'attiviamo lo stesso per lo scrupolo. Andiamo quindi all'inferno. Brura Stairs. Credo che nonostante ci sia consigliato il livello 85, sarà un po' più difficile affrontarla. Mi mancano 3 livelli, 2 livelli per l'85, ma ci siamo. Ah, sì, stiamo proprio qui, guarda un po'. Kupidama con Tsukuyomi, che in realtà Tsukuyomi è un maschio, ma comunque. Yokai Watch fa come impara a loro. Oh, siete voi, sembra che abbiate rafforzato ulteriormente i vostri legami. Ciao, Kupidama. Sì, in effetti è così. È giunta l'ora di inserire anche l'ultimo tassello del puzzle. Finora avete esplorato 3 luoghi sacri agli oni incontrando i vostri io passati, ma ora c'è qualcun altro che vi sta aspettando. Qualcun altro ha detto. Esatto! È il momento per voi di riunirvi finalmente tutti e quattro! Tutti e quattro! Proprio così! Allora che cosa ne dite? Certo che sì. Sapevo che avreste risposto in questo modo, ne ero certa. Aspetta un attimo, ora ho capito! Vuoi far incontrare Shuka e Saros? Purtroppo non ho idea di dove sia andato dopo che l'abbiamo battuto. So cosa stai pensando, ma tranquilla, non è morto. È ancora in questo mondo. Al momento sta attendendo che arrivi la sua ora per potersi reincarnare. Ah, sul serio, ma quindi. In altre parole, potete incontrarlo sempre che lo vogliate. Lo troverete nel luogo in cui sono sepolti i suoi ultimi ricordi. Volete un indizio? Provate a cercare nei pressi di un certo palazzo reale. Purtroppo non posso dirvi altro. Il resto starà a voi scoprirlo. Bene, è tutto. Buona fortuna, Detective Yokai. Allora, sicuramente ci sarà la navigazione. E infatti, voglio mettere Shuka in squadra, nelle riserve. Insomma, è abbastanza forte, eh? Nei pressi di un certo palazzo reale, ecco, Yokai World del passato, figuriamoci. Non so neanche se Summer sia la scelta giusta per tenerlo qui, ma. Ah, mi dice anche Palazzo Emma Futuro? Vabbè, cerchiamolo intanto qui anche, dai. Nei pressi di un certo palazzo, perché mi dice di andare indietro, ma. Non ne sono molto sicuro, sapete? Non mi dice nulla, andiamo in quello del futuro, magari è qui. Vedi che allora è proprio sto gioco che è strano. Perché me lo segna nel passato se poi devo andare da un'altra parte? Boh, ma comunque non importa. Ah! Ora ho capito. Beh, comunque abbiamo aperto questo portale. Vai. Ho un ricordo lontano. Stop. Questo è il palazzo di Emma del futuro, ma quando è distrutto. Qui serve appunto per la missione contro Saros. Però, se ci venite ad allenare gli yokai, è un ottimo punto. Io vi consiglio di venire qui se volete allenarvi, ok? Dobbiamo ovviamente arrivare nel punto al quale l'abbiamo sfilato l'altra volta. È chiaro. Attenzione a questi, aiuto! Sono pericolosi! Per fortuna. Non c'è da rifare tutta quanta la tiritera delle stanze da trovare perché erano chiuse e tutto il resto. No, non serve per fortuna rifarlo. Però vi ripeto, è un ottimo punto per allenarsi con gli yokai. Troverete nemici forti in modo da potervi rafforzare anche voi. Ah, speriamo che non sia troppo difficile la lotta, ma penso che sarà molto difficile. Perché Saros è un nemico quasi da boss finale, in teoria. Non quasi, è da boss finale. Vediamo un po'. Ah, beh, dove voleva essere? Un'altra porta qui. Cosa? Ah, vuoto oscuro! Ah! Certo, se ci torniamo prima di attivare la missione di Saros, ovvio. Però cavoli, una vista sullo Yokai World qui non sarebbe stata male. Anche se mi ricorda un po' il palazzo di Karin. O meglio, di Kami o Supremo o Dio, se volete, in Dragon Ball Z. Eccoci qua, Saros. Principessa Shuka, ragazzi, che cosa ci fate qui voi? Siete qui per me? Beh, non è ovvio? Dopotutto sei un amico importante per noi. Ci hai fatti preoccupare, sai? Io non sono più vostro amico. Ho fatto delle cose orribili. Non merito il vostro perdono e nemmeno la vostra compagnia. Saros.
Ad ogni modo, perché sei venuto qui? Avevi promesso che saresti tornato e invece non ti sei fatto più vedere. Sì, avete ragione. Mi dispiace molto, ragazzi. Non è da te essere così silenzioso. C'è qualcosa che non va, vero? Perché non ne parli con noi? Potrebbe esserti d'aiuto. Coraggio, Saros. Sfogati con i tuoi amici. Principessa Shuka. Quando mi avete sconfitto, ho giurato che sarei cambiato. Ma poi, quando me ne sono andato, ho realizzato una cosa. Ah, sì? E cioè? Che quando si viene catturati dall'odio, liberarsene del tutto è impossibile. No, Saros. Se riprendo in mano la mia vita, potrei finire per ricascarci di nuovo. E così facendo, finirei col ferire un'altra volta voi tre. Ma io non voglio farlo. Vorrei solo poter ricominciare da capo. Io non ho più bisogno di odio o rancore. Sono Saros, non un vuoto oscuro. Caspita. Non pensavo che stessi passando tutto questo, Saros. Mi dispiace avervi delusi di nuovo, ragazzi. Ma questo è come sono ora. No, non è vero. E tu lo sai benissimo. Forza, Saros, fatti sotto. Summer, che ti prende? A quanto pare, la sconfitta sul Monte Selvoscura non è stata abbastanza. Saros continua a credere erroneamente di essere ancora dalla parte del torto. Proprio per questo dobbiamo liberarlo una volta per tutte. Ascoltami, Saros. Ti faremo capire che non sei più il sole nero ormai. Principessa Shuka. Eh sì, accetto. Mi avete convinto. Per tanti anni siete stati gli unici di cui mi sia mai fidato veramente. Quindi non ho motivo di dubitare che mi state mentendo adesso. Vi chiamate Detective Yokai ora, giusto? Molto bene. Fatevi sotto! Sì, ben detto, Saros! Sono pronta a combattere. Questo scontro sarà leggendario! Anch'io sono pronta. Forza, iniziamo! Kuten. Arrivo! E qui ha cambiato voce un attimino perché c'ha mal di gola. Quindi un po' gli cambia la voce. Ok, è piccoletto ma mi sa che ha una forza tremenda. Oh, bene, sì. Possiamo cominciare. Chi è che gli ha fatto tutto quanto? Oh mio Dio, no, aspetta. No, 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 questa ha due fasi sta lotta. Ne sono molto sicuro che ha due fasi. È troppo debole. Va giù troppo facilmente. Dai. Per forza è così. Dai, che liscio! Ma per favore! Che cos'era quello? Dai, ti faccio incontrare la tua ragazza, vai. Ma non... Oddio, poco, eh. Proprio alla fine l'ha preso. Giusto per farmi contento. Wow, bellissima. Chi è? Eurus, vai. Fagli del Malox. Del Malox Plus, fagli. Furia! Boia, che legnata. Ma come mena sa... Eurus. Questi nomi strani. Mannaggia a voi, questi nomi strani. Tutti con la S, con la A. Vai, do corri contro la barriera. Chi è? Aspetta. Ah, oh, sì. Lavati. Grande. Più soldi. Vabbè. Allora, è lento come personaggio, Eurus. Però quando ci piglia fa male. Come Super Saiyan 4 in Dragon Ball Final Bout. Era lentissimo da fare schifo, ma quando menava, gliela dava. Ah, ecco, vedi. Questa però è della lotta. C'è un'altra fase ora. Per forza. Ora ho capito tutto. Ci sei arrivato, vero? Non devi più temere l'oscurità. Esatto.
Non sei più il sole nero, te l'avevamo detto, ricordi? Sì, penso di aver compreso come stanno veramente le cose. Hai visto che ti dicevo? Tu sei Saros, non vuoto scuro. Il tuo cuore è buono. Mi dispiace aver dovuto ricorrere alle maniere forti, Saros, ma era necessario affinché tu imparassi finalmente la lezione. Vuoto oscuro appartiene al passato. Ora devi ricominciare da zero. Principessa Shuka. Quello che dice la principessa è vero. Ascolta le sue parole, per favore. Se collaboriamo tutti e quattro, non c'è avversario che possa batterci. Eurus, Boreas. Oh, è così bello vederti sorridere di nuovo, proprio come una volta. Ci hai fatti preoccupare, sai? Non rifarlo mai più, intesi? È un ordine. Non piangete, principessa Shuka. Potete stare tranquilla. Hai visto, Saros? Questo è ciò che intendeva Boreas prima. Sì, avete ragione. Che succede? Saros, va tutto bene? Principessa Shuka, ragazzi, non vorrei sembrare sfacciato, ma mi piacerebbe esprimere un ultimo desiderio, se me lo permettete. Ma certo, di cosa si tratta? Presto rinascerò, ma non so ancora quando né sotto quale forma. È vero, non ci avevo pensato. È il fato a decretare le reincarnazioni. Esatto. Finora sono rimasto in una sorta di limbo, ma a breve dovrò andarmene. Quello che voglio dire, però, è che voi non dovete preoccuparvi. Se me lo concederete, infatti, sono disposto a cedervi la mia chiave, così da non separarci mai più. È un'idea splendida, in effetti. Hai perfettamente ragione. Saros, non vedo l'ora di riaverti al mio fianco. Mi sei mancato tanto. Principessa Shuka, grazie. Grazie di cuore. Ok. Ho un pensiero da esprimere prima di andare avanti. Perché è debole, Saros? Cioè, è livello 85 consigliato, ma poi anche con un livello 60 la fa in scioltezza. Pensavo avesse due fasi, invece no, solo una. O forse era giusto più una storia che una vera lotta. Più per farti dire ok, hai finito la storia di Shuka e di Saros, a posto. Va bene. Ma mi aspettavo qualcosina di più. Tipo, per esempio, è stato molto più difficile e menava anche più forte Eurus. Però. Bravissima, Summer, ce l'hai fatta! Ora finalmente tutti i nostri legami passati sono stati ricostruiti. Ben fatto. Sono sicuro che anche Saros sia felice e spensierato adesso. Non deve pagare tasse per questo, spensierato. Saros, mi sei mancato tanto. Per questo ora posso dirti bentornato a casa. Sono sicura che ci rivedremo presto. Non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. Ora mi sa che c'è un'altra missione però. Slegata da questa, ma si aprono altre missioni. Oh, tutti 85, 84. Cavolo, li ho allenati proprio bene, eh. Tutti in maniera molto lineare. Guarda, specialmente i PG. Di Katie, Bruno, Link, Jack e Cole. Tutti quanti quasi uniformemente sono saliti di livello. Vabbè, sì, anche perché l'ho allenati anche con le sfere alla fine, quelle che ho trovato. Voglio andare a vedere ora se ci sono missioni nuove. Dovrebbero esserci. Ah no, devo fare il potere finale prima. Allora, nel prossimo video vorrei andare avanti con i Blasters, ma voglio fare il potere finale. Magari mi apre come una noce di cocco. Però voglio provarci a farla. Il Sumo Kai, no, il Sumo Kai lo farò. Tutte le missioni del Sumo Kai le farò alla fine della serie. E saranno fatte tutte quante insieme. Perché ho letto che è molto difficile. Alcuni ci hanno davvero penato leggendo su Reddit. Quindi voglio fare il potere finale. E poi su Reddit tre persone ne hanno parlato, ma male, perché è molto difficile. Ad ogni modo, io vacillo ancora un po' qui dentro. Al castello distrutto. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!